A Vicolli, da ieri sera è partita la festa, anche se poi il clou ci sarà questo pomeriggio e stasera. Dietro di noi già vediamo tanti gruppi divertirsi, perché questo carnevale è tanta cultura ma anche tanto divertimento. Sì, 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 e diciamo che è un po' di tutto, come potete vedere. Strutture ricettive tutte piene, area camper piena di camperisti, davvero un successo. Il percorso oggi e la piazza ci daranno un riscontro sul quale più o meno potremmo fare un bilancio. Ci auguriamo che siano più dell'anno scorso. Le ha viste da vicino, qual è la maschera che le piace di più? Guardi, allora, i bulgari mi hanno fatto un... anche perché sono una novità, quindi insomma i bulgari mi piacciono, però sono tutte quante bellissime, hanno tutte soprattutto una storia da raccontare. Ci siamo spostati in località Tremolicci, dove è stata allestita la zona camper. Come potete vedere, sono tanti i turisti arrivati ad Isernia, arrivati dalla Campania, dal Lazio e anche da altre regioni d'Italia. Arrivati a Isernia per vedere il carnevale delle maschere zoomorfe, da dove venite? Alatri, Frosinone. Siete venuti qui con il camper? Camper, sì, siamo tutti camperisti. Siete in comitiva? Sì, sì. Siamo tutti un gruppo di amici. Riuniamo insieme quando facciamo queste uscite. Oggi ci stanno le maschere a Isernia, ecco, ci siamo ritrovati tutti quanti qua. È la prima volta che partecipate? Sì, sì, è la prima volta. Abbiamo letto su Facebook così e abbiamo visto questo evento e siamo venuti. Da ieri sera è incominciata una bellissima manifestazione fatta da dei ragazzi che hanno rappresentato la vostra musica popolare e in più ci hanno omaggiato con la nostra, quella di Napoli.